Lo sapete che ci sono più profezie bibliche sulla dottrina della seconda venuta di Gesù Cristo più di qualsiasi altro argomento? Ci sono 300 profezie bibliche specifiche sulla prima venuta di Cristo nel Vecchio Testamento, ma sono 2500 le profezie sulla sua seconda venuta. Se ne parla circa 8 volte di più nella parola di Dio. Ovviamente è una dottrina di straordinaria importanza per Dio che la Chiesa deve capire. Sin dalla Chiesa primordiale era l'argomento centrale degli insegnamenti. Loro bramavano la venuta di Gesù Cristo. Purtroppo Gesù non è tornato in quel periodo e la dottrina della seconda venuta è stata accantonata. Solo dopo circa 4 o 5 secoli la dottrina veniva insegnata in modo allegorico, come una cosa simbolica. Loro pensavano che il regno di Dio andava ben oltre la terra e che Gesù Cristo non sarebbe venuto, parlando letteralmente. Eppure le profezie non erano cambiate, ma come ho sempre detto, tutte le profezie riguardanti la prima venuta di Gesù Cristo si sono adempiute alla lettera e nel senso preciso della parola. E quelle stesse profezie, fatte dagli stessi profeti come Isaia, spesso erano scritte nello stesso capitolo. Quindi devono essere ugualmente interpretate alla lettera e nel senso preciso della parola. Gesù Cristo sta per tornare e tornerà in una generazione in cui soltanto alcune persone della Chiesa lo stanno aspettando. La Bibbia dice che dobbiamo stare in guardia e aspettare la venuta di Gesù Cristo. Salve, sono Graham Jeffrey e sono il conduttore del programma Profezie Bibliche Rivelate. In questo programma studieremo i segni della seconda venuta di Gesù Cristo. Sono molti i segni riportati nella Bibbia e Dio desidera che noi ne siamo a conoscenza, nonché motivati. Motivati a camminare nella santità, a testimoniare con entusiasmo e sollecitudine, mentre Gesù Cristo si avvicina. Anche perché credo che saremo noi, la generazione che vedrà la seconda venuta di Gesù Cristo. Ci sono più profezie che si sono adempiute durante i nostri tempi, più che in qualsiasi altra generazione nella storia. Persino la generazione di quando Gesù camminava a Gerusalemme, in Galilea. Nessun'altra generazione ha mai visto tante profezie già adempiute come quelle che ci sono prima del ritorno di Gesù per la sua Chiesa. La grande tribolazione, l'anticristo, il marchio della bestia e tutte quelle profezie così incredibilmente dettagliate che si trovano nel libro di Daniele, Matteo e in Apocalisse. In questo programma vedremo a fondo gli ulteriori segni che Gesù Cristo ha dato e che parlano della sua seconda venuta, in una generazione che vedrà la rinascita di Israele e la restaurazione della lingua ebraica. Noi siamo quella generazione. E in Luca 21:28 Gesù dice: «Quando queste cose cominceranno ad avvenire, alzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina». Non è un messaggio inventato, è un messaggio di speranza, un messaggio di redenzione per la Chiesa che sarà portata nella gloria in cielo. Ed è anche un messaggio in cui la Chiesa ritornerà con Gesù Cristo in gloria e stabilirà il suo regno. Questo mondo conoscerà la giustizia, la pace, la prosperità, per la prima volta dal giardino dell'Eden. Tutti coloro che amano Gesù Cristo sono affascinati dalla domanda: quando ritornerà? Tornerà per la prima volta per il rapimento della sua Chiesa e quindi ritornerà insieme alla sua Chiesa dopo 7 anni per stabilire il regno di Dio. Quando arriverà quel giorno glorioso in cui Gesù Cristo sconfiggerà l'esercito dell'Anticristo, egli stabilirà il regno di Dio sulla terra. Per la prima volta, fin dal giardino dell'Eden, l'essere umano conoscerà la pace, la gioia, la prosperità e la giustizia. Gesù rispose alla domanda che gli fecero i discepoli verso la fine del suo ministero, poco prima della crocifissione, quando salirono sul Monte degli Ulivi e guardarono il bellissimo Tempio d'oro, l'edificio più bello in assoluto durante l'Impero Romano, secondo il parere di tutti gli storici dell'antichità. Parlarono della gloria di quel tempio e Gesù profetizzò che non sarebbe rimasta nessuna pietra e che i romani, di quella generazione che vivevano in Israele e che avevano rigettato il Messia, avrebbero distrutto la città, il tempio e la nazione intera. Allora i discepoli gli fecero questa domanda: se tu non stabilirai il regno di Dio adesso, allora quando tornerai? Sono registrate 2 domande in Matteo capitolo 24. Il verso 3 dice: mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dicci quando avverranno queste cose. La prima domanda.
La domanda era: quando ci sarà la distruzione di Gerusalemme? La risposta a quella domanda la troviamo nel Vangelo di Luca. Intanto vediamo le altre domande. Quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quando gli chiesero quando sarà il tempo della tua venuta, stavano ovviamente chiedendo quale sarà il segno della tua seconda venuta. Se non stabilirai il regno di Dio adesso, allora quando sarà? E quale sarà la fine di questa età malvagia? Gesù rispose con una serie di segni: guerre, terremoti, carestie, pestilenze e piaghe. Bene, in questo programma noi abbiamo già parlato di quei segni. C'erano alcune profezie di Gesù e dei profeti del Vecchio Testamento che erano molto specifiche. Egli profetizzò la rinascita dello Stato di Israele. Dopo 2000 anni, la nazione di Israele torna ad esistere. È il 14 maggio del 1948. L'unica nazione della storia che aveva cessato di esistere per secoli, circa 2000 anni, era tornata ad essere una nazione vivente. Questo lo troviamo anche in Matteo capitolo 24 verso 32. Dopo aver parlato di altri segni, Gesù dice: imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. In altre parole, Gesù diceva questo: la cosa principale è, quando vedrete la rinascita di Israele come nazione, quando il fico che mette le foglie, allora saprete che sto per tornare, e la generazione che vedrà l'inizio di questo evento vivrà per vedere il ritorno del figlio dell'uomo. Ora, l'albero di fico viene usato 6 volte nel Vecchio Testamento, incluso il libro dei Giudici e in Geremia, come simbolo esclusivo di Israele. Sappiamo che il fico rappresenta Israele, così come l'aquila rappresenta gli Stati Uniti o l'orso che rappresenta la Russia. Ci sono degli scritti nel Vecchio Testamento che non fanno parte del Nuovo Testamento, non rientrano nel canone biblico, ma hanno valore come commentari. C'è un commentario su Matteo 24, è chiamato l'Apocalisse di Pietro. È stato scritto nel 110 d.C. Fu scritto da ebrei cristiani che 40 anni prima avevano assistito alla distruzione di Gerusalemme. Hanno visto i romani devastare la terra, uccidere 1,5 milioni di ebrei e metterne tanti altri in schiavitù. Proibirono addirittura agli ebrei di entrare all'interno della città santa. Quindi loro sapevano ormai che Gerusalemme non c'era più, che Israele non esisteva più, e nonostante tutto credevano a ciò che Gesù sta dicendo qui. Nell'Apocalisse di Pietro viene fatta questa domanda, in modo retorico: che cos'è l'albero del fico? La risposta che viene data nel commentario è: l'albero del fico è la casa e la nazione di Israele. Questi sono chiaramente degli ebrei cristiani, nel 110 d.C., che dopo 40 anni, dopo la distruzione di Gerusalemme, sapevano benissimo qual era la promessa di Dio, che Israele sarebbe rinata, l'albero del fico avrebbe rimesso le sue foglie. Sono appena tornato da Israele con mia moglie Kay, e il fico da quelle parti, d'inverno, sembra proprio morto. Quando però vedi i rami diventare teneri e vedi uscire il germoglio, non importa quanto faccia freddo, tu sai benissimo che sta arrivando la primavera. E Gesù usa questo semplicissimo simbolo per descrivere la rinascita di Israele. Nessun'altra nazione antica ha mai cessato di esistere per secoli per poi rinascere come una nazione, come Israele. Infatti, Isaia 66,8 dice: un paese nasce forse in un giorno? Nazioni come la Francia, la Germania, l'Italia, l'Inghilterra non sono nate in un giorno. La grande maggioranza delle nazioni sono esistite per secoli, alcune quasi un migliaio di anni. Si sono sviluppate però gradualmente. Ma Israele, il 15 maggio del 1948, fu dichiarata nazione. Le Nazioni Unite hanno votato la loro approvazione a Israele ed è diventata parte di un intero corpo di nazioni, delle Nazioni Unite. La profezia si è adempiuta. Ci viene data un'altra profezia che si trova nel libro del profeta Sofonia. Sofonia, scritto 2500 anni fa,
profetizzò non soltanto la rinascita di Israele, ma persino l'antica lingua ebraica che sarebbe stata ristabilita. Anche ai tempi di Gesù l'ebraico non era una lingua che si parlava per la strada, la parlavano i rabbini, la usavano nei loro studi, ma la media della popolazione parlava aramaico oppure latino, occasionalmente il greco. Sofonia al capitolo 3, verso 9 dice: «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo». La restaurazione del linguaggio puro, l'ebraico, è un miracolo. Non ha avuto precedenti nella storia. Nessuno usa il latino antico nella lingua parlata oggi come oggi. Nessuno parla il greco antico o qualunque altra lingua. Per esempio l'antico egiziano. Ma gli ebrei in Israele, 6 milioni di israeliani, parlano la lingua dei profeti. Com'è successo? Nei primi anni del Novecento, un uomo di nome Eliezer ben Yehuda, un ebreo che viveva in Palestina, si svegliò una notte con un sogno in cui Dio gli disse: «Ristabilisci il linguaggio puro nel mio popolo». E così iniziò un duro lavoro consultando 40 volumi di dizionari della lingua ebraica. Prese le radici bibliche di circa 7.000 parole, grammatica biblica, e aggiunse nuove parole ebraiche per dire fontana, penna, macchina, pistola, piani di combattimento e così via. Oggi parlano la lingua dei profeti. Quale adempimento straordinario della profezia? È una cosa improbabile nei nostri tempi, eppure è successo. La profezia seguente che vorrei sottolineare è di Re Davide. Nel Salmo 83 profetizzò chiaramente che negli ultimi giorni, quando Israele sarebbe ritornata nella terra, un gruppo di nazioni si sarebbe sollevata contro Israele. Queste nazioni avrebbero formato una confederazione per distruggere insieme Israele come nazione. Ora, tutte le nazioni del mondo che sono in conflitto, se perdono una guerra, perdono del territorio, perdono città, perdono politicamente ed economicamente. Ma nessuna nazione ha mai dovuto affrontare, come è successo ad Israele, l'annientamento della popolazione e il genocidio. Le nazioni arabe hanno ripetuto continuamente, così come la Palestina, che se mai dovessero entrare in guerra con Israele, annienterebbero ogni singolo ebreo. Questo è qualcosa che Dio ha profetizzato 3.000 anni fa tramite Re Davide. Nel Salmo 83, verso 2 dice: «Poiché, ecco, i tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari alzano la testa, tramano insidie contro il tuo popolo e congiurano contro quelli che tu proteggi. Dicono: venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Poiché si sono accordati con uno stesso sentimento, stringono un patto contro di te». In questa profezia vediamo che Davide, 3.000 anni fa, parla dell'alleanza della nazione araba contro Israele e dice: le tende di Edom, Edom è il fratello di Giacobbe, rappresenta l'area della Giordania. Poi continua dicendo: gli Ismaeliti, Moab e gli Agareni, includendo le popolazioni di Beirut, Giordania e Arabia Saudita del nord e del sud, Gelal, Ammon e Amalek, la Filistia con gli abitanti di Tiro, tutte nazioni del Libano, anche la Siria, se è aggiunta a loro, presta il suo braccio ai figli di Lot. La Siria include la Siria, uno dei nemici più agguerriti di Israele, che ha un odio implacabile. La verità è che la profezia si è adempiuta. Infatti hanno formato una confederazione contro Israele. La Bibbia dice che ci sarebbe stato il ritorno degli ebrei di Etiopia a Gerusalemme negli ultimi giorni. Sofonia 3 verso 10 dice: «Di là dai fiumi d'Etiopia, i miei supplicanti, i miei figli dispersi, mi porteranno le loro offerte». Che cosa dice il profeta 2500 anni fa? 3000 anni fa, re Salomone si era alleato con la regina di Sheba, regina dell'Etiopia. Lei non fu contraria a sposarsi con lui, secondo le vere cronache etiopiche. Hanno avuto un figlio, il principe Madallak, il quale alla maggiore età ritornò in Etiopia, ma secondo documenti etiopi portò con sé la vera arca dell'alleanza, lasciando una copia perfetta al suo posto. Sappiamo che l'arca del patto ad un certo punto scomparve dalla scena biblica. L'Etiopia afferma di avere l'arca del patto, ma è significativo il fatto che rappresentanti ebrei di ogni tribù andarono insieme al figlio reale di re Salomone in Etiopia ed ora sono ritornati. Nel 1991, alla fine della guerra civile, Israele inviò un aereo cargo e trasportò decine di migliaia di ebrei di colore dall'Etiopia. Ebrei di religione sono tornati in Israele ed ora sono integrati, hanno imparato l'ebraico, sono arruolati nell'esercito e fanno parte della società.
Isaia 27,6 dice che Israele fiorirà di nuovo. Se avete mai visto delle foto di Israele del 1900, era un deserto isolato, come gran parte della Giordania oggi. Ma Israele ha usato le tecnologie agricole più sofisticate della storia. Secondo le Nazioni Unite, sono il paese che usa più tecnologie agricole di tutto il pianeta. Loro producono il 90% degli agrumi che vengono consumati da 500 milioni di europei. Sono incredibilmente efficienti nell'irrigazione. Hanno messo dei piccoli tubi dal quale escono gocce d'acqua proprio dove c'è la pianta. Questo per evitare eccesso di evaporazione. La Bibbia dice anche che negli ultimi giorni sarà ricostruito il Tempio. È uno dei segni che non si è ancora adempiuto, ma ne stiamo osservando gli inizi. Isaia capitolo 2 verso 2 dice che tutte le nazioni affluiranno verso Gerusalemme, al Tempio, negli ultimi giorni. In secondo Tessalonicesi capitolo 2, Paolo dice che l'anticristo si metterà seduto nel Tempio di Dio, reclamando di essere Dio. Ciò significa che dovrà esserci un Tempio ricostruito, così come confermano tanti altri versetti. Non c'è stato più un Tempio per quasi 2000 anni, ma solo nel gennaio dello scorso anno Israele ha convocato i Sanniti, con l'unico proposito di scegliere i costruttori, il luogo, gli architetti e i sacerdoti al quale dovrà essere assegnato il compito del sacrificio degli animali durante il servizio del Tempio. Israele si sta preparando a ricostruire il Tempio. Ci vorrà un miracolo, ma si stanno preparando. Secondo la Bibbia, rinascerà anche l'impero romano. In Daniele capitolo 2, 40-44, il profeta riceve la visione di un quarto impero romano, ma lo vede già nel suo stato finale, con 10 dita che rappresentano 10 nazioni, in parte forti, in parte fragili. L'Unione Europea rappresenta 25 nazioni, ma queste 25 nazioni si stanno espandendo. Già così è alquanto difficile gestire l'unità, così stanno pensando di formare un cuore centrale composto da 10 nazioni. Verrà formato un superstato che avrà un'unica politica straniera, un'unica politica di difesa, un'unica economia politica. E questo credo che sia l'inizio dell'adempimento della profezia di ciò che sarà in futuro, ma che prima deve essere realizzato. Poi arriverà l'anticristo, che sradicherà con violenza 3 nazioni, mentre le altre 7 si piegheranno a lui. Prima ci saranno le 10 nazioni, poi l'anticristo. Inoltre c'è una profezia che parla del risveglio di Babilonia. Isaia 13, versi 1, 6 e 19, Dio rivela un oracolo ad Isaia su Babilonia e dice che Babilonia è stata grande nemica di Israele, rinascerà negli ultimi giorni, ma sarà distrutta nella battaglia di Armageddon, nel grande giorno del Signore, con il fuoco dal cielo, come Sodoma e Gomorra. Ciò non è mai successo prima nella storia. Babilonia è stata coperta dalla sabbia del deserto, ma non è mai stata distrutta dal fuoco del cielo. Ma Dio lo farà in futuro. Io ho visto una foto di Babilonia costruita sopra un lago di asfalto che sarà il centro del ribollimento. D'estate questo asfalto si scioglie, ribolle attraverso la sabbia. Gli stessi mattoni di cemento che sono stati usati per ricostruire Babilonia. Saddam Hussein ha speso 2,5 miliardi di dollari per ricostruire Babilonia e anche se Saddam non c'è più, l'Iraq è deciso a farla diventare il centro di un grande impero economico. Con la ripresa dell'Iraq e con la ripresa della produzione del petrolio da parte di quest'ultimo ci sarà l'insurrezione e l'Iraq, ossia Babilonia, sarà la maggiore potenza in Medio Oriente. È stato un piacere parlare di questo con voi. Dio vi benedica. Sono certo che anche voi siete affascinati quanto me nel vedere l'adempimento delle profezie fatte migliaia di anni fa ed essere adempiute nella nostra generazione. Certo è un privilegio grandioso vivere in una generazione che vedrà la venuta del figlio dell'uomo. Mi vengono fatte sempre tante domande quando insegno questo argomento. Mi sono state fatte negli anni e spero che possano fare maggiore luce su questo importante argomento della seconda venuta di Gesù Cristo. Una delle maggiori domande è quali altre profezie parlano del ritorno di Gesù Cristo nella nostra generazione. Una delle profezie che a mio parere è tra le più affascinanti è in Apocalisse al capitolo 14. Dice che Dio permetterà ai re dell'Oriente, re al plurale, di sollevare un esercito di 200 milioni di soldati.
Chiaramente Giovanni, nella sua lingua, rimane senza parole davanti a questa descrizione, perché la popolazione di quell'epoca sotto l'impero romano non era molto meno di 200 milioni di persone. Come poteva quindi essere organizzato un esercito di 200 milioni di uomini? Era impossibile. Tant'è che molti studiosi attraverso la storia pensavano fosse una cosa simbolica. Eppure oggi, come oggi, la sola Cina ha un esercito che, unito insieme, è composto da 200 milioni di soldati. Qui si parla di re della terra, quindi possiamo aggiungere a questi i giapponesi. Thai, India, e ovviamente la potenza degli uomini è già lì presente per alzare un esercito così numeroso nella nostra generazione per la prima volta nella storia. Un'altra equivalente profezia affascinante si trova in Apocalisse 16, dove dice che il grande fiume Eufrate, che non è mai stato prosciugato in tutta la sua storia, il quale è stato una barriera impenetrabile tra est ed ovest, si prosciugherà in modo soprannaturale per permettere all'esercito enorme di avanzare verso Israele e affrontare la battaglia di Armageddon. Ma com'è possibile? Ebbene, il governo turco ha costruito una diga sulla parte del fiume che si trova in Turchia. E questo spingendo un solo bottone. Possono fare sì che il flusso del fiume Eufrate, che nasce dai monti turchi, venga bloccato e quindi non scorra più, causando in questo modo il prosciugamento del fiume stesso. C'è un'altra profezia che per me è una delle più affascinanti. È la profezia di Gesù che si trova nei Vangeli. In Matteo, capitolo 24, al verso 14, dice che questo Vangelo sarà predicato fino ai confini della terra e allora verrà la fine. Pensateci un attimo. Fino alla nostra generazione il Vangelo non era mai stato predicato in ogni nazione, ma oggi come oggi, con i mezzi elettronici, mezzi come la TBNE, le comunicazioni di stampa in tutto il mondo, radio e Bibbie stampate in quasi ogni dialetto grazie ai traduttori locali, la Bibbia, il messaggio del Vangelo, viene predicato in tutto il mondo. Il cristianesimo sta crescendo ad un ritmo più veloce di qualsiasi altra religione nel mondo, circa il 4,7%. Infatti il cristianesimo negli ultimi 60 anni è cresciuto del 13%, mentre la crescita della popolazione si aggira intorno al 4%. Questa parte della Chiesa, ovvero questi 900 milioni di credenti cristiano-evangelici, stanno crescendo l'8%, secondo una proiezione che non si era mai avverata prima. Nel 2026, a questa velocità, l'intera popolazione sarà composta da credenti evangelici cristiani. Ovviamente è soltanto una proiezione ed è basata sulla velocità di crescita. Ma la verità è che nella storia non abbiamo mai visto una crescita simile nella Chiesa come quella che stiamo vedendo oggi. C'è una parte della Chiesa che comprende 2 miliardi di persone che stanno ancora crescendo e sono gli evangelici conservativi. Gesù disse, quando il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. C'è un'altra domanda che mi viene posta su Matteo 24:32. Quando Gesù parlò del fico e disse che questa generazione che vedrà di nuovo il fico fare i rami teneri e mettere su foglie, non passerà fin quando egli non ritornerà. Egli stesso disse, la generazione che vedrà accadere queste cose non passerà fino a quando io non ritornerò. Vedranno tutto. Io sono nato nel 1948 e tanti ascoltatori saranno nati in quel decennio. Ebbene, io credo che Gesù ritornerà proprio durante la nostra vita naturale. Qui non stiamo fissando una data perché nella Bibbia si parla di 3 generazioni. Una è quella naturale dei 40 anni di governo. Ci sono 13 periodi diversi di governo di 40 anni. Vedi ad esempio il re Davide, Salomone e così via. Parecchie volte si parla di generazione di 100 anni, ma la generazione naturale di cui si parla nel libro dei Salmi dice che la vita dell'uomo sarà di 70 anni. E questo ci porta al nostro tempo. Io credo che Gesù parli di un tempo della vita naturale, una generazione di persone che se erano in vita per vedere la rinascita di Israele nel 48, se non vengono uccisi per un incidente o una malattia precoce, è probabile che vedranno anche la seconda venuta. Ah, che gioia! Un'altra domanda che io ricevo è, c'è qualche altra profezia specifica che conferma che la generazione che ha visto la rinascita di Israele vedrà anche il ritorno del Messia? La risposta è sì. Si trova nel Salmo 102, dal verso 13 al 16. Ecco cosa Dio dice. Quando il Signore ricostruirà Sion, apparirà nella sua gloria.
Ora, per 2000 anni Sion, Israele e Gerusalemme erano in rovina. Se vi capita di vedere delle foto di Gerusalemme del 1885, all'esterno delle mura in rovina di quella città non c'era niente. Non ci viveva nessuno, né arabi né ebrei. È soltanto negli ultimi 100 anni che la popolazione degli ebrei è ritornata da ogni nazione del mondo e gli arabi si sono trasferiti lì, dalla Siria, dalla Giordania, dal Libano e altri paesi. La popolazione si sta espandendo. Gerusalemme stessa si sta espandendo in 9 direzioni specifiche, esattamente come aveva predetto Geremia. Amici miei, stiamo vivendo gli ultimi giorni. E Gesù disse, quando Sion sarà ricostruita, lui ritornerà in gloria. Questa è la promessa, che nel nostro tempo vedremo il ritorno del figlio dell'uomo. Prima il rapimento della sua chiesa per portarci in gloria nel cielo come la sposa di Cristo. Così come verrà dato il giudizio, saranno date anche le ricompense, per poi ritornare con Cristo, 7 anni dopo, e vedremo testimoni oculari di Armageddon, testimoni oculari della sconfitta dell'Anticristo, il re dell'Oriente. L'Anticristo e il falso profeta saranno gettati vivi nel lago di fuoco. Satana è imprigionato per 1000 anni, e il regno di Dio sulla terra. È entusiasmante essere cristiani in questi ultimi giorni, amici miei. È entusiasmante capire le profezie bibliche e sapere dove stiamo vivendo. Egli disse, sollevate lo sguardo, la vostra liberazione sta per arrivare. Dio vi benedica.